salutiamo la Madonna del Piccaro e ci rincamminiamo verso Borghetto Santo Spirito. Cambio percorso, anziché la strada di salita, ne faccio un'altra di qua, che passa in mezzo al bosco, ma è tutto fiorito, è molto bello. Oh già, questo è il sentierino piccolo, quasi a scomparire qua, però carino, carino avanti. Pian pianino, per appoggiare bene il piede infortunato ancora. Questo gira intorno alla montagna e mi dà spazio per vedute diverse da quelle della salita. Bene. E poi sui sentieri di montagna ci sono anche le sorprese, perché gli animali da qualche parte devono pur proteggersi. E qui, oh, ricordo bene, c'è una tana dove possono venirsi a riparare cinghiali, ma anche i caprioli. Oh già, bello qua, è naturale, una grotta naturale, che poi se riprendo il sentiero e vado giù verso il mare. E qui c'è già una bella vista, che è la torre del castello di Borghetto qua. Non c'è male, si cammina bene, non c'è il sole. Scendendo lungo il percorso si trova anche l'invaso che c'è dietro al castello e raccoglie le acque piovane che arrivano giù dalla montagna, da quel lato lì, dal Monte Piccaro, quindi qua sopra. E qui c'è tutto l'invaso che poi adesso è tenuto su da un muro enorme di pietra con la strada che gli passa sopra. Il muro è questo qui, che è bello grande, e va giù. Lì sotto c'è il castello in mezzo ai pini marittimi, all'altra vegetazione. Io adesso proseguo verso quel lato là. Sotto il muro che sostiene l'invaso c'è un tunnel che porta fino a vedere l'invaso dall'altra parte. Qui c'è il buco del troppo pieno, ma non si vede quasi niente. Fantastico. Oh già, e qui mi dirigo di nuovo verso l'uscita, che si vede proprio poco qua dentro. Già, chissà quanti, poca gente passa di qua. Lì c'è il sentiero che va giù, ma il principale ruota e sale qua, mentre qui c'è sto buco in parte coperto dalla vegetazione che va dentro lì. Comincia a piovere e vado a casa. Ed eccomi alle spalle del castello di Borghetto. Mi sta venendo incontro, eccolo qua. Qui. Bello di qua. Qui c'è la prima torre, poi là c'è quella principale. Bello, bello, bello. E da qui si vede il mare laggiù, sotto di lui. Già. Più interessante come pista, come percorso, sì, interessante. Ci stanno piantando le tuglie e adesso vado giù qui di lato.